Doveva essere vittoria e vittoria è stata. Basta un calcio di rigore di João Pedro al 27esimo minuto del primo tempo al Cagliari di Rolando Maran per avere la meglio di un Frosinone Maidomo che ha cercato in tutti i modi di trovare il pareggio, cercando di sfruttare anche la superiorità numerica per l'espulsione all'80esimo di Faragò per doppio giallo, ma non c'è stato nulla da fare. Più forte la volontà del Cagliari di portare via questi tre punti e allontanarsi ulteriormente dalla lotta a salvezza con la vittoria di oggi. I tre punti di oggi, il Cagliari arriva a quota 40 punti, ben 11 punti di vantaggio sul Empoli terz'ultimo, e quindi insomma una grossa fetta di salvezza per la squadra di Rolando Maran. Una partita non bella, anzi anche bruttina, soprattutto nel secondo tempo, condizionata dal forte vento che ha spirato sopra la Sardegna Arena, che quindi non ha sicuramente contribuito a un buono spettacolo dal punto di vista tecnico. Il Cagliari ha giocato la sua partita, forse avrebbe potuto anche affondare maggiormente dalle parti di Sportiello, miracoloso su Pavoletti a metà della ripresa su un colpo di testa del solito centravanti livornese. Molto bene Ionita e Cigarini nel Cagliari. Da note poco positive la espulsione per doppia ammonizione, diciamo, di Faragò, forse esagerata la seconda ammonizione, soprattutto combinata da un abisso poco convincente, poi soprattutto l'infortunio a Ragnar Klavan, l'estone che era rientrato contro il Torino una settimana fa e che adesso si dovrà fermare. Verrà valutato dallo staff medico il danno alla gamba destra, appunto riportato dal giocatore estone. Per il resto Cragno non ha dovuto fare grandissime parate, il Frosinone ha provato a farsi vivo dalle sue parti senza però creare pericoli eccessivi, ecco, diciamo, dalle parti della porta rosso-blu. Quindi diciamo il modo migliore per festeggiare è la Pasqua per il Cagliari: 40 punti, 3 punti in casa, la conferma che insomma la Sardegna Arena sta tornando a essere davvero il fortino che il presidente Giulini sperava che fosse al momento della costruzione. Risultati delle altre squadre che insomma, consumato, il Cagliari fa punti su Empoli, Udinese, ovviamente Frosinone, soprattutto appunto su Frosinone, in attesa della partita della Fiorentina. 40 punti, si gode questo decimo posto momentaneo. Direi che insomma dalla Sardegna Arena è tutto.